Ciao a tutti ragazzi, Oda, Meggi e bentornati su We Have Seen. In questo video parleremo di una nuova serie, Troy, la caduta di Troia. Ma prima vi ricordo che per coinvolgere più persone possibili potete iscrivervi al canale e condividere il video. E ora, come ben sapete, non vi resta che mettervi comodi, la birra alla mano e sigla. Abbiamo visto Troy, Fall of a City, la prima parte per essere precisi, perché in questo video parleremo dei primi 4 episodi. Abbiamo deciso di suddividerla. È una nuova serie Netflix, come abbiamo detto, che è uscita venerdì in collaborazione con la BBC, che appunto racconta della caduta di Troia, della città di Troia. Questa volta, visto che non siamo abituati a vederla così, la vedremo dalla parte dei perdenti, perché i protagonisti del punto di vista della serie sono appunto i troiani. Di solito si fa, per adesso abbiamo sempre visto la parte dei vincenti, ovvero dei greci. Sparta. Invece questa volta qua i greci sono i cattivi e noi siamo i troiani. In teoria sì, quelli buoni. Comunque è una serie molto interessante. Partiamo col dire che è benissimo realizzata. Okay, è veramente molto bella visivamente. Segue molto bene tutte le vicende narrate nei racconti, appunto quelli antichi greci, quindi è un grosso valore aggiunto che la serie si mette da parte, diciamo. Tranne per alcune piccoli appunti che non capiamo bene la scelta, ovvero Achille e Enea che sono di colore e Elena che non è bionda ma castana. Perché? Allora sì, nel senso non è che ci crea disturbo, alla fine, ai fini della storia cambia poco o niente, però visto che avete stanziato un sacco di milioni e soprattutto visto che ci tenete, quanto si vede l'accuratezza, no, del racconto, ci pare strano questa scelta, perché sarebbe un po' come fare Vikings e scegliere Ragnar di colore. Cioè, personalmente a me non cambia niente, ma è poco probabile che Ragnar fosse di colore, perché siamo in mezzo ai vichinghi, quindi, e qui poi appunto tutti i racconti stabiliscono che Achille e Enea non fossero di colore e soprattutto che Elena in ogni racconto è bionda, quindi ci pare una scelta un po' strana. Soprattutto io vorrei dire una cosa: Elena, che dovrebbe essere la donna più bella del mondo, io, visto che avevate 2 milioncini da usare, avrei usato qualche soldo in più per trovare qualcuna di un po' più spiccante. Non dico che sia brutta l'attrice, ma almeno qualcuna che uscisse un po' più fuori. Va bene. Ok, ognuno poi, certo, sono opinioni personali che ognuno di noi si fa guardando le cose. E adesso continuiamo a parlare di Troy. Allora, il racconto ti prende praticamente dall'inizio. È una figata vedere il nostro Paride, la scalata che fa Paride da contadinotto qualunque a diventare appunto principe di Troia. Principe di Troia, quindi da un giorno all'altro questo povero allevatore si ritrova in mano un potere che mai più si sarebbe pensato, no? Però prima il punto cruciale è l'incontro che avviene tra Paride. Scusami, mi sono dimenticato. Anche Zeus è un fatto di colore. Ci stavo pensando prima. Mi stavo dimenticando. Ci stavo pensando prima, in realtà, però ho detto boh, magari. E infatti non l'ho capito neanche Zeus, perché appunto va bene, una divinità può essere quello che vuole, magari in quella situazione lì si è creato di colore, ma va bene. In questa storia si crea di colore. Non so. Va bene. Ok. Allora, ripeto, non mi dà nessun fastidio che sia così, ma ai fini dell'accuratezza storica la vedo un po' strana. Comunque va bene. È di vitale importanza comunque l'incontro che Paride fa nel bosco con Atena, Artemide e Afrodite, accompagnate dal nostro Zeus, che si presentano davanti a Paride chiedendogli di scegliere la più bella. Qui appunto avverrà la svolta di tutta l'intera saga, ovvero la scelta di premiare Afrodite, perché in cambio lei sostiene di dargli la donna più bella del mondo. Cosa che avviene poco dopo, perché appunto, come abbiamo detto, fa il salto Paride, diventa Alessandro, il principe di Troia, e viene spedito a Sparta a trovare il nostro amico Menelao, che da poco appunto ha vinto, grazie ad Agamennone, la mano di Elena. Tra i due scocca l'amore proprio per merito di Afrodite, che gli aveva, quindi questo amore che scoppia da un punto all'altro non è una cosa così
D'Amblè, ma è proprio la dea che spinge Elena a innamorarsi di nostro Palide. Attenzione, perché Elena fa scelte che fanno, cioè, fanno molto scalpore, perché, cioè, sceglie veramente un'altra vita, cancella tutto il passato, cioè quello che ha avuto fino adesso, i rapporti con Menelao e soprattutto con una figlia, e si lascia alle spalle tutto questo scappando con il nostro Alessandro a Troia. Poi non sono Matteo Dasso della provincia di Cuneo, ma sono Elena di Sparta e Paride di Troia, quindi facendo questa cosa qua creano proprio un casino politico non indifferente, soprattutto perché lui era andato lì oltretutto in missione diplomatica per consolidare l'alleanza, i rapporti, e invece abbiamo creato tutto l'opposto, senza contare che alla Grecia serviva solo la minima scusa per poter attaccare Troia e impadronirsi del controllo economico sullo stretto dei Dardanelli. Quindi praticamente questo è appunto quello che è successo nella realtà. La storia di Troia e di Elena e di Paride è una bellissima cosa, ma lo sappiamo tutti che nella realtà storica il vero obiettivo della Grecia era impadronirsi delle rotte commerciali e del controllo quindi dello stretto. Quindi un puro interesse economico, che la scusante, se vogliamo, in questo caso diventa Elena, appunto. E quindi, l'affronto subito dai greci. Voilà, in pratica sì, perché questo ragazzo che arriva da allevatore non porta rispetto a niente e nessuno e porta via, rapisce addirittura la moglie sì, di Menelao, nonché donna più bella del mondo. Quindi partiamo con tutti i greci e andiamo verso Troia per puntare i piedi e dire: ehi, teste di cavolo, non si fa così. Oltretutto, prima di partire abbiamo già dei problemi, perché abbiamo le idee contro e Agamennone è costretto a sacrificare la propria figlia. Madò, ragazzi, scene tra l'altro sì, se vogliamo, impatto ben fatte. Ma ragazzi, è bellissimo da vedere. Trasporto, cioè, emotivo che rimane. Gli attori sono una cosa allucinante. Agamennone, quando fa la scelta di uccidere sua figlia, è bellissima quella scena. Si vede veramente, sembra che stia vivendo quello, cioè davvero. È incredibile la potenza di queste scene, e poi come lui riesca a non andare fuori di testa, no? Quindi decidendo e usando come scusante davanti a se stesso, e gli dei mi hanno ordinato di fare questo per il bene più grande, che è il bene della Grecia. Cioè, nel senso, è fighissimo, ragazzi. È una roba allucinante. Quindi raggiungiamo poi Troia e Agamennone, forte del suo sacrificio, pensa di risolverlo tutto in 4 e 4-8. E invece okay, viene mazzolato subito in partenza, e Ulisse o Odisseo lo convince a prepararsi meglio e a condurre un altro tipo di guerra, ovvero una guerra allo sfinimento, assediando appunto Troia. Assedio che dura più di un anno e che vede i soldati greci circondare la città, tagliare i rifornimenti e tutti i contatti via mare. E quindi cercare di mandare alla fame appunto Troia e il suo popolo. E ci riescono benissimo, se vogliamo. È interessante però il durante, no? Quello che succede il durante, che vediamo lo sviluppo della storia, vediamo lo sviluppo dei personaggi, vediamo come ci muoviamo, cosa andiamo a fare. I dubbi che si insinuano in Elena nonostante l'influenza di Afrodite, che e quindi inizia a pensare: ho fatto uno sbaglio, eccetera. Addirittura a un certo punto cerca di scappare, eccetera. Giustamente, anche perché, ragazzi, tutta questa morte è dovuta a questi due ragazzi. Poi, anche Paride si fa venire dei sensi di colpa, però poi tutto questo viene messo in secondo piano, perché l'amore è più forte, vince, dicono. Certo. E poi, però, Troia ha una scappatoia. Stanno cercando di raggiungere una regione vicina, sua alleata, la Sicilia, e tramite dei tunnel sotterranei, esatto. Purtroppo, tra l'altro, c'è da dire che quel furbone di Ulisse, che lo sappiamo tutti essere un grande stratega, aveva già mandato prima del loro arrivo un mercante all'interno della città di Troia, un finto mercante, per avere un contatto all'interno, chiamalo scemo il ragazzo. Difatti è una talpina che ci metterà assolutamente i bastoni, esatto, fra le ruote. E che darà l'opportunità poi ad Achille di intrufolarsi in città, cercare col compito di portarsi via Elena. In realtà Elena, tramite dei trascorsi con Achille, perché Achille aveva già avuto a che fare con lei, lo convince a desistere, però Achille non se ne vuole andare via a mani vuote e
riesce a percepire appunto queste informazioni sui tunnel sotterranei e sulla Sicilia. Quindi attacca, e quindi attacca il villaggio, esatto. E immediatamente il momento di felicità che per Troia stava arrivando, perché finalmente avremmo potuto avere rifornimenti, quindi scorte e benessere per tutta la città, vengono infranti subito, e subito ce ne accorgiamo, tra l'altro. Intanto dall'altra parte Elena deve far fronte alla diffidenza della corte, non di tutta ma di gran parte della corte troiana, perché comunque è comunque estranea, e soprattutto per colpa sua stanno spartendo delle sofferenze, quindi non è ben vista, ma lei trova il modo, ovvero di regalare parte della sua quota giornaliera di cibo alla popolazione, quindi riesce a... cerca di farsi amare, esatto. E ci riesce alla grande, anche perché comunque è un personaggio veramente molto intelligente e si vede assolutamente, sì, esatto. A 360 gradi. Poi il tutto viene a concludersi perché nell'accampamento dei greci inizia anche a arrivare malattie, poi dopo tanto tempo la questione deve sbloccarsi in qualche modo e dobbiamo assolutamente cercare di dare una svolta. La svolta deve avvenire con la proposta di un duello, famoso duello tra Paride e Menelao. Ragazzi, che si conclude in pochissimo tempo, anche perché povero Paride, a.k.a. Alessandro, che essendo lui di origine contadina, sì, non ha esperienza in battaglia, e perciò si ritrova con una spada in mano a dover combattere contro un soldato. Senza contare che Menelao, pur essendo più scarso, oltretutto tra l'altro, aveva il suo asso nella manica, ovvero coinvolgere l'ex alto sacerdote che informa proprio Paride della sua vera origine, ovvero che non era stato rapito da lupi, ma portato via dalla città perché alla sua nascita era stato previsto sangue nero, quindi sconforto e sconfitta per cosa la città Troia. Che ha continuato a cadere quando ritorna lui in città, e quindi è un brutto presagio a quanto pare. Perciò, quindi poi lui scopre di non essere che praticamente tutto era stato già messo a tavolino, cioè la sua vita nella campagna era stata organizzata e orchestrata dal re. Quindi lui va fuori di testa, sta per perdere, poi a un certo punto Afrodite gli suggerisce di cogliere l'occasione dell'attimo di incertezza di Menelao e di scappare. E qui si conclude la prima parte. Noi abbiamo visto i primi 4 episodi e rimaniamo appunto così, con il fiato sul collo, perché Paride scappa. E adesso cosa succederà? Più che altro, se vogliamo, in quel periodo poi queste cose erano molto importanti, no? Quindi immagino lui come si possa sentire adesso, no? Sì, cioè, anche perché in realtà, in teoria, lo scontro è stato fatto, in teoria lui ha perso, e quindi come la metteranno i due eserciti? In teoria, grazie a questo scontro, doveva finire la guerra. Sì, nel senso Troia avrebbe perso, e in questo caso per loro dovrebbero riavere Elena adesso. E la città. Sì, anche perché non si accontenteranno solo, quindi... Comunque, e quindi adesso sarà interessante capire il destino di, cioè, cosa accadrà fisicamente sia a Paride ma che anche nella città di Troia, che i greci cosa faranno, cosa come succederà? Si muoveranno, esatto. E anche se ricordiamo che Ettore aveva detto che sarebbe stato il suo secondo in caso di problemi, quindi io mi ricordo, se la memoria non mi inganna, che ci fu anche un duello tra Achille e Ettore, quindi probabilmente, magari essendo Paride scappato, si dovranno vedere anche cosa un po' più equa, se vogliamo, anche perché abbiamo visto che Ettore è abbastanza abile nel combattimento, quindi sarebbe un po' più livellata, come equilibrata, se vogliamo, come incontro. E comunque questo non so, io magari vado a memoria, quindi magari mi sbaglio, però e non so ovviamente se la serie abbia fatto questa strada, cosa, certo. E quindi saremo poi curiosi di vedere come andranno nei prossimi 4 episodi. Ovviamente la storia la sappiamo tutti, quindi si arriverà poi al cavallo probabilmente, e speriamo, anche perché a vedere da come è ben realizzata questa serie, io non vedo l'ora di vedere un cavallo gigante di legno che entra dentro la città. Le parti finali saranno interessanti da vedere. Che comunque figo. Quindi questo è la prima parte. Noi siamo assolutamente soddisfatti di questa collaborazione BBC e Netflix, che ci ha regalato una serie di importanza non da poco. Speriamo anche che molti la guardino, perché merita tutto, soprattutto un'altra visione di Troy dopo il colossale hollywoodiano, che è stato l'ultimo grande film e comunque qualcosa, materiale visivo dedicato a questa storia, ma questo si difende tutt'altro che male, anzi si difende molto bene,
ci fa dimenticare il Colossal e sì, prende la scena. Ti coinvolge in ogni secondo, sei attratto da tutti i personaggi, hai voglia di seguire la storia e di capire cosa sta succedendo, è fighissimo ragazzi. Poi se ragioni e rifletti, almeno a me fa sempre un po' male, no? Se vogliamo, queste scene di guerra, perché penso all'importanza che c'è dietro alla guerra, no? Ok, la scusa è Elena, in realtà l'interesse è puramente economico e per non perdere la faccia a Menelao. Dico, cazzo, quanta gente deve morire per colpa di sti due, sì, che hanno fatto una scelta discutibile, se vogliamo, perché ok, siete innamorati e l'amore è una cosa bellissima, soprattutto quando scoppia a questi livelli, è incontrollabile, se vogliamo, però cavolo, arrivi e metti a nudo, ti metti a nudo di fronte alla realtà e dici, cazzo, ma io per te non posso mettere a rischio una nazione, una città intera. Cavolo, cioè, ragazzi, cioè non è legale sta cosa, non è accettabile come cosa. E quindi appunto qua viene fuori la vera storia, che è appunto questo romanzo, se vogliamo così chiamare, dell'epoca, che Omero ci racconta questa sua ballata tra l'esercito e gli innamorati, eccetera. Che figo, ragazzi. Comunque hanno avuto una grande idea all'epoca a scrivere questa bellissima storia. Sostanzialmente uno dei primi best seller dell'epoca. Spettacolo. Molto bene. Siamo molto soddisfatti. Anche se comunque ricordiamo che potrebbe esserci sempre un fondo di verità, perché comunque può anche non essere pura invenzione. Sono tratti, probabilmente magari l'hanno usata veramente come scusa questa storia qua. Comunque, bene. Siamo pienamente soddisfatti finora, non ci si può lamentare. Noi siamo curiosi di concludere la serie e vi diamo appuntamento al prossimo video che faremo appena finita di vedere. Quindi per ora i prossimi 4 episodi. Per ora, se volete, potete darci la vostra opinione, se vi è piaciuto finora, se non abbiamo visto qualche carenza, se vi ha pienamente soddisfatto. Se c'è qualcosa che non va, sarebbe carino comunque parlarne, e quindi con un commento qui sotto sarebbe interessante intavolare un discorso. Esatto, nell'attesa appunto del finale di stagione. Nel più breve tempo possibile a noi concesso cercheremo di pubblicare la seconda parte. Nel frattempo io vi ricordo, oltre ai commenti come ha già fatto il mio collega, vi ricordo anche l'iscrizione al canale, appunto, per non perdermi nulla. Come sempre in descrizione troverete i link ai nostri canali social. E io vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da Oda e un saluto da Beggi.